Sono Antonio Fiorillo, sono il segretario provinciale dell'Italia dei Valori. E con questa iniziativa di oggi noi mettiamo a disposizione dei cittadini della Regione Campania, in particolar modo della provincia di Salerno, una piattaforma online dedicata al monitoraggio delle necessità, dei bisogni, delle criticità che sono state riscontrate sui territori. Soprattutto mettiamo a loro disposizione sulla stessa piattaforma la possibilità di interagire con il nostro partito, con la coalizione di centrosinistra, affinché si formi un programma calibrato sulle esigenze reali e sulle proposte pervenute dai cittadini. Con questo strumento noi vogliamo dare la massima libertà ai cittadini di partecipazione, soprattutto in maniera anonima, senza pagare nulla, senza che i cittadini possano prendere alcuna iniziativa e soprattutto impegni di iscrizione a partiti o coalizioni varie. E noi ci interessano anche i suggerimenti di quelli che non parteciperanno alla campagna elettorale in prima persona, soprattutto anche di quelli che non voteranno la nostra coalizione, ma a noi ci interessa sapere quali sono le priorità del territorio, perché noi su queste priorità intendiamo formare una classe dirigente a livello locale, a livello regionale, che sia in grado non solo di fare tesoro di queste esperienze, di questi problemi che sono verificati in questi anni, ma anche di proporre soluzioni e soprattutto di selezionare una lista di candidati al Consiglio regionale che sia in grado poi di portare nelle istituzioni, soprattutto all'interno dell'istituzione regionale, i problemi, i programmi che andremo poi a delineare e che abbia delle capacità progettuali, delle competenze professionali e personali maturate nel tempo e certificate, che consentano ai cittadini di avere un'aspettativa abbastanza attendibile sulla risoluzione di questi problemi. Con questo strumento non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i problemi, abbiamo soltanto l'ambizione di conoscere quelli che sono i problemi che attanagliano il territorio e di capire quali sono le priorità che i cittadini ci richiedono di analizzare e sulle quali ci richiedono di intervenire con forza e con tempestività. Vogliamo mettere questo strumento a disposizione dei cittadini perché si finisca una volta per tutte di parlare di nomi, di trattative, di beghe interne e di accoltellamenti e risevare all'interno dei partiti, perché il motivo per cui la gente non va a votare è proprio questo, il fatto che non si parli dei loro problemi ma si parli dei problemi interni ai partiti, di chi deve rappresentare le istanze dei cittadini. La gente vuol sapere solo una cosa: se ha le capacità per poterlo fare. Dei nomi, dei cognomi, delle liste, di quello che si verifica all'interno dei partiti non interessa né a nessuno e tantomeno a noi. Noi vogliamo percorrere un'altra strada, che è quella della verità, del rispetto per i cittadini, ma soprattutto è quello della trasparenza e della correttezza. Buongiorno, sono Mimmo Di Donato, il portavoce del Movimento Civico L'Altra Campania. Vorrei fare un appello ai cittadini, per chi si vuole impegnare per questa campagna elettorale, per cercare di trovare una strada diversa da quella indicata dai partiti di base, che in questo momento di cui non ci sentiamo rappresentati. Chi si vuole impegnare, il nostro sito è a disposizione, L'Altra Campania può dare voce ai cittadini. Pensiamo che possa essere effettivamente un modo diverso di fare politica, a partire dal basso, cioè partire dai cittadini, quelli che oggi puntualmente tutte le mattine si confrontano con i problemi reali che la nostra vita purtroppo ci ha destinato. Credo che un impegno diverso dia, come dire, finalmente una risposta alle reali difficoltà di questo nostro paese martoriato. Credo che chi tenta di impegnarsi veramente in politica per dare risposte ai cittadini possa essere rappresentato in un movimento civico. Crediamo fortemente in questo nostro, come dire, questa nostra impresa e crediamo che possa veramente dare una risposta ai problemi reali. Oggi stiamo per presentare una piattaforma che metterà in condizione tutti i cittadini di poter dire la loro sul programma e non sui nomi, perché noi crediamo che le vere difficoltà in Regione Campania sono cosa fare, non chi le deve fare. Credo che tutti possano dire la loro e credo che questa piattaforma possa essere veramente una risposta alle difficoltà reali e alle esigenze dei cittadini della Regione Campania. Aderiamo a questo progetto di, come dire, dare voce a chi vive le difficoltà, proprio in virtù di una proposta venuta dai tavoli che abbiamo tenuto con i referenti di Italia dei Valori e che crediamo, come dice il nome, che abbiano veramente dei valori e si riscontrano molto bene con i nostri. Credo che ci sia effettivamente
una reale esigenza e questo potrebbe essere la vera risposta. Dando un input importante, voglio fare un appello a voi giornalisti presenti in sala, ci diate una mano, perché credo che è quella di partecipare nelle scelte. In questo caso, grazie. Per aver partecipato, per aver preso parte a questa conferenza stampa, voglio ringraziarvi per due ordini di motivi. Prima di tutto perché come la nostra scommessa, anche voi, anche la stampa e gli amici che sono venuti, gli aderenti alla nostra campagna, che vengono anche da fuori provincia, perché abbiamo amici che vengono da Avellino e da Benevento, ci sembrava giusto avviare una riflessione di tipo concreto, programmatico, cioè dire: ma noi qua ci apprestiamo a fare le elezioni regionali. È vero che le elezioni sono un momento di confronto, un momento di espressione del voto, ma quanti cittadini sono nelle condizioni di poter esprimere un voto consapevole, un voto diciamo partecipato, e soprattutto sono in condizioni di conoscere coloro i quali si propongono a governare questa regione? Allora, nella mia responsabilità di segretario provinciale del partito di Italia dei Valori, io non potevo e non posso, per il partito che rappresento e per la dignità che rappresenta questo partito e per la storia, proporre una lista semplicemente di candidati al Consiglio regionale che fosse fatta su criteri numerici o su criteri di appartenenza, su criteri correnti, perché noi non abbiamo correnti nel nostro partito, perché noi non facciamo una politica dei numeri, tant'è vero che chi aveva i numeri li abbiamo cacciati via. Allora abbiamo pensato: mettiamo in campo un'iniziativa libera, ma libera davvero. Poi vedrete quando Luigi Coraggio vi presenterà, diciamo, nel dettaglio come funziona questo sito. Questa è una cosa semplicissima, un'applicazione semplice, dura un minuto, ma è qualcosa che mette il cittadino nelle condizioni di poter partecipare, perché noi conoscere quali sono le esigenze del territorio, dobbiamo conoscere quali sono i problemi, dobbiamo prendere atto di quelle che sono le sollecitazioni dei cittadini. Non siamo in grado di poter risolvere tutti i problemi, possiamo, per quello che è la nostra parte di competenza.